Buon pomeriggio a tutti, sì, esatto, buon pomeriggio perché sono le 3, quasi meno 10 e ovviamente buon giovedì, ma ho iniziato il vlog a quest'ora perché sono appena andati via dei signori per la casa e stamattina mi sono alzata alle 10 e ho pulito un po', ho fatto delle cose in casa, tra cui mettere il tappeto e portare giù tutti gli scatoloni che erano qua davanti in camera di Fede. Adesso la camera di Fede è praticamente vuota e ho pulito, quindi stamattina ho pulito tutta la mattina. Adesso tra un po' vado al lavoro. Questo fine settimana, se riesco, o queste mattine, siccome comunque per un po' di gente in casa non ne verrà, e ho pulito tutto, quindi domattina girerò dei video di make up, ho delle cosine da farvi vedere e forse se Fede vorrà farlo, perché è un po' tutto titubante. Mia madre gli ha portato la zucca, vedete lì dentro c'è quella zucca piccolina, prima c'era solo quella zucchina lì che si illuminava col cappello, adesso c'è anche questa qua, è una zucca vera. Bene, e se Fede vuole, perché non vorrebbe tagliarla, vorrebbe lasciarla così, faremo un video dove taglieremo io e Fede la zucca. Quindi vediamo se lo convinco, perché è messa così, senza una lucina, senza niente, non dice niente, cioè dentro una zucca, dentro la cassettina con delle foglie, quindi... E niente, quest'anno Halloween, ragazzi, secondo me non si farà, perché... con questo fatto del Covid, secondo me non faranno uscire nessuno. Intanto qua i brufoli stanno peggiorando, questi due qua, io non so cosa fare, ragazzi, eppure sto attenta nel mangiare, non è che mangio troppi insaccati o cose, quindi di creme me ne sto dando poche. Questo qua, vabbè, è messo sempre così, vedremo lasciandoli stare cosa se ne salterà fuori. Comunque adesso io bevo un po' d'acqua perché sto morendo di sete, non ho bevuto tutta la mattina praticamente, ho mangiato qualcosina perché è venuta mia mamma e non ho bevuto. Io a volte, non sto scherzando, mi dimentico di bere. Mi dimentico di bere e quindi me ne rendo conto quando sono disidratata, che ho una sete che mi berrei anche il fiume. Quindi, vabbè, questi capelli oggi non so domarli, ma voglio evitare di farmi piastre o roba del genere, perché li voglio un attimo far respirare. A proposito di respirare, non so se vi siete resi conto che non ho più le unghie. Allora, chi non lo sapesse, tempo fa in un vlog avevo fatto vedere le unghie che volevo fare perché le aveva scelte Fede. Poi cosa è successo? Fede si è ammalato, io mi sono ammalata e non le ho più fatte. Dopo è venuto fuori di nuovo questa cosa del Covid. Fede si è riammalato perché gli è tornato il raffreddore e quindi io ho dovuto disdire ovviamente l'appuntamento perché Fede era ammalato. Quindi praticamente sono 3 settimane che gli dico alla ragazza che vado, ma non riesco mai perché o è Fede malato, o io sono malata, oppure Fede è di nuovo malato, ha raffreddore e comunque non posso sempre lasciarlo a mia suocera, non posso portarlo con me, quindi ho dovuto smettere di farmi le unghie. Adesso penserò a cosa fare, nel senso se lasciarmele così oppure faccio un semipermanente. Ho tutta la roba per il semi permanente, vorrei andare a prendere qualche smaltino in più un po' più carino e poi tornarmeli a fare
per Natale se passa tutto questo, ragazzi, perché già io comunque la mascherina la tengo, non tutto il giorno, comunque quelle 4 ore che vado a lavorare la tengo. Andare dal parrucchiere, andare dall'estetista, vabbè, io vado a fare sopracciglia, ci metto solo 5 minuti, e andare a farmi le unghie, quindi un'ora, cioè con questa mascherina, puoi girare, adesso devi anche girare all'aria aperta con la mascherina, no, non ce la posso fare, quindi le unghie non... insomma, non è un problema. Insomma, c'è un sacco di smalti e mi piace. Poi, appunto, primo le faccio respirare un pochino perché vedete, sono anche un po' adesso dalla telecamera, non si vede, ma sono anche un pochino rovinate, quindi sono un po' pelate in mezzo. Ovviamente ne soffre l'unghia facendo il gel, quindi le faccio respirare e poi ho un sacco di smalti, sia semi permanenti che normali da usare, e così prendo anche la scusa che ne compro alcuni nuovi. Quindi adesso Fede lo lascio lì a guardare i barbapapà e io sto girando per casa perché non ho niente da fare, ho fatto tutto, il letto fatto, ho messo anche il copriletto nel letto perché prima avevamo, siccome io dormo di là, io di là ho due coperte, quelle di pile, ne ho due perché io soffro freddo, ma invece mio marito e mio figlio no, quindi avevano il lenzuolo con una coperta di quelle insomma che usi sul divano, quelle, anche quelle di pile insomma. E siccome mio marito ieri si lamentava che c'era un po' più di freddino, io ho messo il copriletto, e poi è anche più decente, più ordinato che invece che con la coperta. Quando vado nella casa nuova mi devo fare una scorta di coperte, di piumoni, di asciugamani, di un sacco di lenzuola per Fede, perché Fede ha solo un lenzuolo, il materasso di Fede è una piazza e mezzo e dovete credermi, ok? Non riesco a trovare delle lenzuola e il copriletto per una piazza e mezzo. Cioè, tutte le volte che io vado, ok, vado a comprare per il letto di Fede le lenzuola, cioè ce le ha, però sono quelle da letto matrimoniali, quindi sono enormi, non le trovo mai. Cioè, secondo me la gente ha comprato tutto il letto in una piazza e mezzo e prendono tutti quelli invece che matrimoniali. Comunque, vabbè. E niente, cos'altro volevo dire? Nient'altro. Adesso io mi bevo sto bicchiere d'acqua perché anche a parlare mi sento disidratata, quindi vado a bere un pochino e dopo vado al lavoro. Ci vediamo stasera. Ieri sera vi ho sentato un po' così, ragazzi, perché aspettate che vi appoggio perché non ce la faccio più col braccio. Vi ho salutato un pochino di fretta perché sono arrivata a casa, ho fatto da mangiare, ho iniziato un po' a sistemare. E Fede si è addormentato, quindi me la sono presa con calma, ho fatto una bella doccia, bollente, rilassante, e ho letto un pochino. Ieri sera ho proprio letto tanto, un pochino, ho letto tanto ieri sera. Poi verso l'una ho spento, vi ho dato la buonanotte e insomma ho dormito perché stamattina mi sono alzata sempre alle 10, ma dovete sapere che alla mattina quando Lorenzo va al lavoro, ovviamente io dormendo in sala mi sveglia e vado in camera con Fede, quindi io perdo praticamente, mi sveglio alle 7 perché dalle 7 alle 10 sono nel dormiveglia, quindi non dormo benissimo fino alle 10, ecco. Quindi ieri non vi ho salutato per bene, mi dispiace, perché comunque vi fate un sacco di compagnia la mattina, vi faccio vedere quello che faccio e mi fa piacere condividere con voi la mia giornata. E niente, vado al lavoro, ragazzi. Ci vediamo più tardi. Buonasera, ormai buonanotte. Sono le 1:05, quindi è tardissimo. Siamo qua in sala io e Fede. Stiamo guardando l'Ape Maya. È un po' diverso dalla primaia che guardavo io, più moderna. Siamo andati un po' in crisi perché non trovavamo il ciuccio ed è un'ora che stiamo cercando sto benedetto ciuccio e alla fine l'aveva nascosto sotto a un cuscino della sala. Eppure anche qualcuno, non so, tu sono troppo bella a questo. Era nascosto.
Niente, l'abbiamo trovato, quindi adesso andiamo a Ninna perché sono stanca. Ho già letto due o tre capitoli del libro, quindi sono a posto. Stasera proprio relax. Sto dormendo. Intanto sta già dormendo, però intanto parla. Ciao. Ciao, come si dice? Buona? Buona no? Buona notte. E quindi mi sono proprio rilassata. Stasera serata tranquillissima. Vado a Nino, ragazzi. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani con un altro vlog. Buonanotte, ciao!